Benvenuti su My Personal Trainer TV. Oggi come argomento trattiamo l'afonia, per cui la perdita di voce. L'afonia, appunto, è un problema che riguarda la voce, è la perdita parziale o totale della voce che è comunque per tempo determinato, più o meno lungo, però risolvibile. L'unica cosa è che appunto risulta un problema soprattutto per chi la voce la utilizza per lavoro, quindi commercianti, cantanti, insegnanti e soprattutto nel periodo invernale per chi magari chi è soggetto ad avere questa problematica in inverno, in autunno a causa del clima, dell'umidità e simili, è molto facile che ci siano delle recidive anche più volte appunto nell'arco della stagione invernale stessa. Le cause sono moltissime, principalmente virus e batteri, ma non sono gli unici, perché può essere data anche da esposizioni ad agenti irritanti, e questi non solo esterni, ma anche interni al nostro corpo, perché in questo caso si parla anche per esempio di reflusso gastroesofageo, oppure di mal di gola con tosse secca che porta a un'infiammazione della gola, faringe e laringe, quindi perdita della voce. Oppure anche il semplice uso o abuso molto spesso della voce che porta appunto a un calo intenso. I sintomi sono principalmente l'infiammazione delle corde vocali e delle parti limitrofi, quindi alle corde vocali, con perdita leggera o importante della voce stessa. È sempre il caso di consultare il medico, anche se è una cosa molto leggera, per evitare comunque eventuali situazioni sgradevoli. Oltre a questo, ci si può aiutare tranquillamente innanzitutto prendendo un periodo di riposo, quindi utilizzando il meno possibile la voce parlando molto piano, poi aiutandosi coprendo la parte della gola, senza però esagerare, perché se ci copriamo troppo si rischiano gli shock termici, soprattutto nella stagione invernale, per cui un foulard o comunque una maglietta a collo alto può andare benissimo. Poi se dipende da problemi gastrointestinali, ovviamente sistemare un po' la dieta e quindi evitare i cibi che portano ad avere reflusso gastroesofageo o comunque gastrite, per cui una produzione acida. E poi aiutarsi con la fitoterapia. La fitoterapia, appunto, in questo caso si può utilizzare l'agrimonia opatoria, fa parte della famiglia delle rosacee e si utilizzano le foglie e le sommità fiorite. L'agrimonia è utile per il suo quantitativo in triterpeni e tannini, per cui un astringente in caso di faringiti, utile anche in faringotonsilliti, per cui nelle infiammazioni anche della parte più sotto rispetto alla gola, può essere utilizzata anche per problemi legati a gastriti, quindi nella gastralgia classica, e anche per problemi allergici. L'unica cosa è che bisogna stare un pochino attenti, perché può avere delle controindicazioni o comunque può andare ad interagire con i farmaci ipoglicemizzanti. Altra pianta molto utile è l'elicriso, Elicrisum italicum, che fa parte della famiglia delle composite. La parte utilizzata è la pianta fiorita. L'elicriso è molto utile nei problemi legati a virus e batteri, per cui in tutte le tracheiti, le faringiti, i mal di gola legati appunto a virus, e quindi anche nelle patologie come influenze raffreddori che prendono ovviamente le prime vie aeree, tra cui appunto anche la gola, faringe e laringe stessi. Grazie alla l'acido caffeico, che contiene, molto utile come batteriostatico, ma anche come semplice antinfiammatorio e antiallergico. Anche qui, in caso di utilizzo prolungato o di quantitativi elevati, bisogna stare attenti, perché comunque può avere delle interazioni con i farmaci tiroidei. L'erisimo, Erisimum officinale, fa parte della famiglia delle brassicacee e viene utilizzata la pianta fiorita. L'erisimo è per eccellenza la pianta per afonia e raucedine. Viene utilizzato anche come becchico emolliente, ossia come sedativo della tosse e comunque un po' mucolitico, però principalmente la sua attività è quella di diminuire il fastidio e il dolore dato dalla secchezza e dalla flogosi della mucolitica.
mucosa della gola, della faringe e della laringe. Già in medicina popolare era conosciuto come erba del cantore, proprio perché veniva utilizzato in casi di perdita di voce o comunque di abbassamenti vocali. Infine abbiamo il ribes nero, il ribes nigrum fa parte della famiglia delle grossulariacee e lo consiglio in macerato glicerico, per cui in gemmo derivato. Il gemmo derivato è appunto la macerazione delle gemme fresche e viene utilizzato come antinfiammatorio e antiallergico. Infatti è in grado di andare a stimolare le nostre ghiandole surrenali nella produzione di cortisolo, che viene utilizzato proprio in queste due situazioni, cioè infiammazioni e allergia. Per cui molto utile in caso di mal di gola. Ovviamente il ribes nigrum io lo consiglio comunque abbinato a una delle piante viste precedentemente, così va a rinforzare un pochino il lavoro della pianta o comunque del rimedio utilizzato. Da utilizzare in caso di acuto, quindi non nei primi sintomi, ovviamente più volte nell'arco della giornata e evitare la sera, perché può andare ad interagire un po' con il sonno. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.